impiegate in questo progetto saranno riconoscibili perché avranno una divisa che appunto indica il progetto di cura urbana e quindi saranno anche dei punti di riferimento all'interno del parco pubblico attrezzato e del cimitero perché le persone per l'appunto che usufruiranno di questi luoghi visualizzeranno con facilità le persone che sono addette e quindi le potranno far presente anche quelle che sono le esigenze di manutenzione ordinaria oppure anche di carattere straordinario che poi il personale addetto riporterà ovviamente all'ufficio tecnico del comune.